Salve a tutte, carissime amiche e carissimi amici, bentornati sul mio canale. Scusate la mia mise, sono l'una meno 5 dell'11 agosto, giornata memorabile delle Twin Towers. E nulla, sinceramente mi è venuto in mente di fare una live, ma col fatto che si va ad interrompere, prendi, lascia, non mi andava. Sicuramente qualche persona, sempre con il cervello molto piccolo, mi vedrà spesso in questa tenuta. Sappiate che ho più di 10 pigiami, più di 10 vestitini estivi per la casa. E molte volte va a capitare che giro video con questo, quindi che qua dobbiamo stare a precisare pure quando paper meet in dalla menestra. Allora, vi volevo fare un video chiacchiericcio sulle cose che ho imparato dalle vicissitudini della vita e sulle cose che io purtroppo devo ancora imparare, perché sono una testona, una persona che sono talmente buona che vado a perdonare anche le persone che dovrebbero essere buttate completamente nella monnezza. Diciamo che questo video è stato partorito e parte dalla mia voglia anche di parlare con voi. È uno sfogo di parlare, di non insegnare, perché io non ho niente da insegnare, non ho niente, non ho cioè, oltre al detersivo o alla pulizia, non ho niente, anzi io molte volte acquisisco molti consigli e molte nozioni da parte vostra, ma assolutamente io sono l'ultima persona sul pianeta Terra che dovrebbe dispensare consigli, anche se molte volte voi, belle mie, belle di mamme, cercate consigli da me. Sapete come si dice a Bari? Voi cercate, vi appoggiate sulla parete scafuata, cioè sulla parete che si sgretola, vi appoggiate, belli di mamma, proprio su una persona che dovrebbe essere l'ultima persona al mondo da dispensare consigli e da dare consigli. Comunque, pur essendo l'ultima persona del mondo, io vi dico, scusate che mi gratto, ma è prurito. Ma vi dico comunque quali sono le cose che io ad oggi ho imparato, ho acquisito con le mie esperienze. Le esperienze non sono mai poi alla fine brutte, perché le esperienze ti insegnano, ti fanno aprire gli occhi, ti chiudono il cuore, ti fanno diventare una persona diversa, ti forgiano, ti plasmano. E tu comunque in qualche modo devi iniziare a vivere una vita dopo una forte delusione, rendendoti conto di aver sbagliato e di essere stata tu la prima colpevole, perché comunque molte volte quando noi andiamo troppo a idealizzare le persone, quando noi andiamo troppo a farle, diciamo, a metterle troppo su un piedistallo, quando noi diamo troppa importanza alle persone, sappiate che poi siamo noi stessi che molte volte ci andiamo a prendere il male con le nostre stesse mani, perché dice un proverbio, maledetto a prurito, dice un proverbio, che causa del suo mal compianga se stesso o pianga se stesso. Quindi siamo noi poi gli artefici delle nostre sofferenze, perché se noi dessimo l'importanza alle persone
pari a zero e magari non idealizzassimo troppo la gente, forse vivremmo non soltanto meglio, ma avremmo sicuramente meno delusioni. Io dovrei prendere molti spunti da un uomo saggio, un uomo intelligente, un uomo che mi dà consigli, io non li ho mai ascoltati, che è mio marito. Mio marito non ha mai avuto delusioni, perché mio marito non ha mai dato niente a nessuno, non ha mai offerto spalle, non ha mai dato questa grande amicizia. Colleghi, quando uno si incontra, come va, come non va, dopodiché tu a casa tua, io a casa mia. Io mi voglio rammentarvi di una signora, di una persona che tanti anni fa, penso che qualcuno di voi che se la ricorderà, aveva un canale che si chiamava Sweet Rebel. Una persona, forse è stata la YouTuber che io ho amato di più in assoluto per il modo di parlare, per come parlava, per come consigliava i prodotti beauty. È stata una persona che io ho amato, pur non conoscendola, proprio io amavo tantissimo i suoi video, me ne guardavo 10-15 al giorno, anche quelli vecchi. Adesso io i video di YouTube ne guardo uno, c'è pure una volta al mese. E questa qua mi ricordo, questa signora, una giovane donna, molto più giovane di me, mi ricordo che io cercavo in tutti i modi di fare amicizia. Io sono la portatrice sana di scemenza e di demenza. Io, me. Io sono quel che porta corona e scettro della coglionaggine. Permettetemi questo termine, però lo sto dicendo a me stessa. Questa signora qua, praticamente, mi ricordo che io tentai di fare amicizia, perché io sono stata sempre la scemunita che voleva fare amicizia. Questa persona mi disse di no, non voleva fare amicizia con nessuno. E su YouTube io ne ho incontrata un'altra, che non faccio nome, che ha tuttora il canale. Non è che volevo fare amicizia, ma ci siamo fermati a una mail. Basta. Dopodiché tu a casa tua e io a casa mia. Diciamo che avevo preso questa persona per asociale, ma poi io stessa ho riflettuto, ho detto, quella non era asociale, sono io che sono scemo. È stata una persona intelligente e saggia, quello che non sono mai stata io, e lo diventerò forse quando imparerò a essere una donna più dritta. Allora, che cosa io sto imparando dalla vita? Andiamo al sogno, dopo passano 50 minuti, maledetto Nes. Che cosa ho imparato? Che io ho abolito completamente dalla mia esistenza, ho abolito WhatsApp. Allora, i rapporti WhatsAppiani, se si possono chiamare così, sono inerenti al gruppo della mia famiglia, al gruppo delle amiche con le quali usciamo, dove non si raccontano fatti, ma soltanto c'è questo pullman, non c'è questo pullman. Qualche rapporto qui e là. Ultimamente mi sono sentita con Sontina F, con Caterina, per quanto riguarda una collaborazione, ma non è un rapporto interpersonale, cioè nel senso che ci siamo sentite, punto. Rapporti di WhatsApp, io la scemone che facevano group, che tanta gente facevano group di YouTubers friends, la scemo, la coco, YouTubers friends, le collaborazioni, facciamo questo, facciamo quello, io, coco, vabbè.
Allora, che cosa imparare? WhatsApp abolito. Io sono un anno e mezzo che ho abolito WhatsApp. Non esiste a raccontare i fatti miei a quel racconta i fatti miei, i fatti suoi a me. Io non voglio sapere nulla di nessuno e non mi interessa nulla di nessuno. A me i rapporti di WhatsApp non sono mai piaciuti. L'ho detto e l'ho ridetto anche alle ex amiche che avevo una volta. Perché io se devo parlare con un cristiano, con l'essere umano, parlo tre, non questi WhatsApp. Allora possono essere molte volte le chat sono state fraintese, quel che è scritto era stato capito in un altro modo. Allora già non ci possiamo capire personalmente. Voi immaginate se ci possiamo capire tramite una chat, il cuoricino, l'emoticon, ciao, così, per non fare un altro gesto. Allora, i rapporti di WhatsApp secondo me dovrebbero essere aboliti, cioè tranne il buongiorno che posso avere col gruppo, il gruppo della mia famiglia, o qualche amica sparsa quella di amiche reali. C'è qualche amica inerente a YouTube, ma ci sentiamo una volta ogni anno e mezzo. Questi rapporti WhatsAppiani, perché WhatsApp, devono essere completamente aboliti. Queste sono le persone, scusatemi, sciocco un po' il naso, ci sta. Ma passo questo cacchio da prodotto perché mi sta facendo impazzire, eh? Allora, beh, vediamo se a bagnare mi passa. I file tuoi e a me ne hanno fatto. I file tuoi dove io mi stavo confidando, l'hanno fatto passare, gli hanno fatto fare il viaggio. Di tutta l'Italia e Pic John Mang se non è andato pure fuori dall'Italia. Ecco perché io li ho aboliti. Per me non esiste più rapporti di WhatsApp, tutte queste chat che poi io certe volte dovevo silenziare perché io mi rompevo le scatole. E tu. Allora praticamente quando stavano questi rapporti, io tu. Allora tu sei molte volte curiosa. Allora io ho dovuto, anzi, silenziai perché proprio per non avere fastidi. E questo è per quanto riguarda WhatsApp. Quindi faceva bene questa Sweet Rebel. Non va a show. Mi vuole scrivere sotto nel commento. Se mi vuole cercare su Instagram, ma perché no, ci mancherebbe altro. Ma rapporti interpersonali con più nessuno, perché io di esperienza, pelle di mano, ne ho avute a sette, proprio, non si capi. Quando poi ho visto che è l'esito, chiun, invece di fare 5, faccio 0. Allora, ciao, basta, chiuso. Un'altra cosa, i rapporti dopo, questa è una cosa che io sto smussando, devo ancora imparare bene, e sto facendo un grande lavoro su me stessa perché ho perdonato persone veramente, ma io adesso vi sto parlando della vita reale, non niente a che fare con YouTube. Ho perdonato persone che non dovevo perdonare assolutamente, quindi i rapporti quando si chiudono con una persona che può essere, no vabbè, la saga del prurito al naso continua, rapporti che possono essere con un convivente, col marito, con l'amica, con l'amico, di qualsiasi tipo di rapporto si tratti, una volta che si chiude un discorso, il discorso non deve essere più aperto. Questo sto imparando a mie spese, perché io non sono purtroppo fatta in questa maniera, sono una persona che perdona, sono una persona che ti manda a
quel paese poi mi passa, ma adesso purtroppo, proprio per il mio bene, per tutelare me stessa, io devo assolutamente imparare ad essere diversa. Questo è qua. Io comunque, visto che sono tanti minuti, voglio chiudere e poi magari farò una seconda parte. Un bacione.